La risposta creativa che vogliamo segnalare oggi nasce da una domanda sempre più impellente, sempre più diffusa, quella di poter avere dei dispositivi di protezione individuale. Si tratta dei camici per gli operatori sanitari, ma soprattutto delle mascherine. E qualche azienda trentina si è organizzata e ha avviato anche una riconversione della propria produzione per produrre appunto queste mascherine. Ma ci hanno pensato anche delle sarte, chi ha delle abilità manuali. Fra queste anche le suore canossiane che hanno il centro di formazione Canossa a Trento e che con l'aiuto dei docenti della scuola hanno avviato una confezionamento in serie di queste mascherine destinate poi ad alcune case di riposo. Nella testimonianza raccolta per noi da Wanda Giuliani su questo numero di Vita Trentina è interessante notare come questo lavoro di cucito, oltre a legare le persone, consenta anche di pregare e a inserire quindi una riflessione nel lavoro, una preghiera che dice la responsabile suor Daniela ci aiuta a chiamare in causa il Signore dentro questo momento di fatica. Così il lavoro manuale, le mascherine diventano quasi un rosario.